Marco Fioravanti, qui vicino, appena ufficializzato, è il sindaco di Ascoli, qui con noi anche una vecchia conoscenza della politica marchigiana, ma anche qui ascolana, Carlo Ciccioli. Un commento su questo risultato? Beh, grande soddisfazione, cosa vuoi dire? Ascoli ci dà sempre grandi soddisfazioni, riconferma di essere una città che ha le idee chiare, coerente, anche in presenza di un ballottaggio molto anomalo. Non è stato un ballottaggio centrodestra-centrosinistra, ma centrodestra vero, Fratelli Italia, Lega e la gran parte di Forza Italia e tutto il resto, tutta la vecchia politica, ha vinto il rinnovamento. Sono pieno di soddisfazione e veramente un grande, grande in bocca al lupo al governo della città con Marco Fioravanti. Un modello anche per le prossime regionali, immagino, per voi. E c'è Guido Castelli che potrebbe essere il candidato centrodestra. Non è, come si dice a scuola, non andiamo avanti troppo col programma. Sicuramente Ascoli è stato un laboratorio politico. Sicuramente ci sono altre città che noi attendiamo i risultati, speriamo con esito positivo. Le Marche per la prima volta dopo 25 anni possono cambiare colore politico, maggioranza e gestione, e questa è la nostra prospettiva. Speriamo di un 2020 tricolore come oggi ad Ascoli con Marco Fioravanti. Grazie.